Buongiorno, mi chiamo Alessandra Carbone, sono membro del comitato della didattica del corso di laurea in lingue per la comunicazione interculturale d'impresa dell'Università di Siena, sede di Arezzo. Sono qui oggi in rappresentanza del comitato e rappresento anche la professoressa Silvia Calamai, che è la presidente del corso di laurea, che oggi non può essere qua perché ha degli impegni inderogabili di ricerca, ma che porta i suoi saluti alla nostra delegazione che è arrivata oggi. È arrivata una delegazione di studenti cinesi dell'Università di Wenzhou, ateneo molto importante della Repubblica Popolare Cinese. Questi sono ragazzi che sono stati selezionati dai professori della loro università, quindi sono eccellenze, che si trovano qui per circa 2 settimane a seguire dei corsi universitari, quindi di lingua, letteratura italiana, letterature comparate, business studies, media studies, ma anche un programma culturale e perché no, turistico intensivo. Visiteranno Siena, visiteranno Arezzo. Oggi sono qui da noi ad Arezzo, già da domani cominceranno i loro seminari, i loro studi, incontreranno gli studenti italiani e concluderanno il loro percorso con 2 appuntamenti molto importanti. Il 23 gennaio a Siena visiteranno il rettorato, quindi visiteranno l'Università di Siena e i delegati anche all'internazionalizzazione per un incontro ufficiale, e il 24 di gennaio siamo molto contenti perché si terrà un seminario invece ad Arezzo su English in a Globalized World, quindi sull'inglese come lingua franca, a cui parteciperanno non solo gli studenti cinesi della Winter School, ma anche gli studenti dell'Oklahoma University, quindi Stati Uniti e Cina che si incontrano e dialogano proprio qui all'Università di Siena, sede di Arezzo, al corso di laurea in lingue. E concludo dicendo che questa è una collaborazione, una sinergia fortemente voluta dal corso di laurea in lingue, dall'Università di Siena, dal Comitato per la Didattica e dall'Ateneo di Wenzhou. Ringraziamo la professoressa Modeo e la professoressa Min Lu Zhang che si sono veramente spese tantissimo per la realizzazione di questa Winter School, anche per un'attivazione di un futuro doppio titolo. Quindi tutte queste sono dei piccoli step che porteranno domani, speriamo, all'attivazione di un doppio titolo fra l'Università di Siena, il nostro corso di laurea, e l'Università di Wenzhou, dove già ci sono, concludo, degli studenti nostri italiani che stanno trascorrendo una mobilità di circa 10 mesi all'estero, proprio in Cina, per studiare il cinese. Sono Chiara Severino e sono una studentessa tutor dell'Università di Siena e accoglierò gli studenti cinesi durante il loro soggiorno qui in Italia. Ora le chiederò se è felice di essere qui in Italia. Ni zai yi de li kai xin ma? Lei dice di essere molto felice di essere qui, che sarà una bella esperienza poter passare qui i suoi prossimi 10 giorni. Io sono Alessandra Zoya e questa è Katie. Ni hao, Katie. Ni hao. 我的飞行的时间比较长，所以有一点点累。然后在多哈，卡塔尔首都多哈，我们停了一段时间，延误了飞机，所以。 但是来到这边还是很开心. Cosa ci ha appena detto? Praticamente ci ha detto che il viaggio è andato bene nonostante abbiano avuto parecchie ore di ritardo e quindi siano arrivati abbastanza tardi qui ad Arezzo. 大家好，我们来自温州大学，很高兴来到西安大学阿雷佐校区。